Tecnologia e digitalizzazione sono componenti di innovazione nel campo assicurativo. Accanto al tema dei big data c'è però quello della privacy. Qual è la situazione? Quali sono gli aspetti legali da tenere presenti sia a livello nazionale che europeo? Diciamo che quando si parla di big data si tende a semplificare dicendo ok, sono dati anonimi e quindi possiamo farne l'uso che vogliamo. In realtà non è così per vari ordini di motivi. Innanzitutto perché l'anonimizzazione in sé è un trattamento che quindi deve essere effettuato in base alle regole applicabili, alla legge applicabile, quindi con il consenso preventivo, informato e libero dell'interessato. In secondo luogo perché le tecniche di anonimizzazione possono essere imperfette. Questo è stato oggetto di un provvedimento, di un'opinion recente del gruppo Articolo 29, che è il gruppo che riunisce i garanti europei, nel quale il gruppo è andato in dettaglio analizzando le tecniche di anonimizzazione a disposizione e verificando come queste spesso e volentieri siano imperfette e pertanto suggerendo di condurre degli assessment quando si effettua un'anonimizzazione per verificare appunto l'efficacia di queste tecniche, anche perché il dato è realmente anonimo quando questo impedisce la identificazione dell'interessato in maniera irreversibile, quindi non deve essere possibile tornare indietro e riuscire a identificare i soggetti interessati. Quale principio può mettere insieme le esigenze di privacy con quelle di business? Il principio è innanzitutto quello della compatibilità con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. E questo principio è affermato dal codice privacy in Italia, perché appunto l'uso di dati per finalità statistiche è ammesso ed è consentito, in quanto la finalità statistica è considerata compatibile con le finalità della raccolta originaria. Tuttavia è sempre necessario che i dati siano resi anonimi, effettivamente anonimi, come abbiamo detto prima, seguendo la normativa italiana. Che il problema in Italia può essere il principio del consenso, perché effettivamente anche l'anonimizzazione dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato. Ci sono delle alternative al principio del consenso, una è quella del bilanciamento di interessi e in alcuni paesi europei il bilanciamento di interessi viene utilizzato come base giuridica per poter effettuare appunto l'anonimizzazione e poi anche il trattamento dei dati. In Italia purtroppo il principio del bilanciamento di interessi non può essere applicato autonomamente dai singoli titolari dei dati personali, quindi ad esempio le compagnie di assicurazione oppure gli intermediari in dati personali, ma deve essere effettuato dal garante sulla base di una decisione che può essere o un provvedimento generale o un provvedimento speciale su richiesta del titolare, e questo ovviamente comporta una difficoltà ulteriore o comunque una burocrazia in più per i titolari italiani. Nel caso dei social media, come si esplica questa criticità? Ovviamente i social media possono essere sia una fonte di big data, quindi di dati che possono essere analizzati sia per analisi statistiche che per modelli predittivi, ma i social media possono essere utilizzati anche, ovviamente oltre che come canale di marketing, anche come fonte di informazione sul singolo cliente, ad esempio annotando l'account di un cliente, di un potenziale cliente, si potrebbe verificare quali sono i suoi gusti e quali sono le sue preferenze. Anche questo comporta delle criticità e va fatto secondo, dei criteri, o comunque quantomeno in maniera consapevole di quali sono i temi privacy che questo potrebbe sollevare, perché il fatto che un profilo sia aperto e disponibile a tutto su un social media non significa che questi dati contenuti nel profilo possano essere utilizzati per qualsiasi finalità, perché bisogna fare sempre riferimento alla finalità per cui i dati sono stati raccolti.